Carissimi tutti e tutte, è bello essere arrivati al nuovo mese di maggio con la gioia di poterlo vivere insieme. Sì, è così che iniziava la lettera inviata dalla comunità della casa di preghiera di Pietravolta a tutta la famiglia. E oggi, al termine di questo nuovo mese di maggio, desideriamo esprimere davvero la gioia di averlo vissuto insieme. Tutte le case della carità in Italia, Madagascar, India, Brasile, Albania e Ruanda si sono unite nell'adorazione e nella preghiera. Una staffetta di tanti colori. Ne sono prova le foto e i contributi che sono arrivati. Abbiamo vissuto questo tempo certe di una preghiera senza confini, pur senza vedere nulla. Ci siamo unite a una preghiera non invisibile, pur sapendo che c'era. Vi tratteggiamo alcuni sapori forti e delicati di questo mese. La preghiera continua per la pace che ha tenuto dentro tutto il mondo. Alcune riflessioni sulla preghiera di intercessione che abbiamo preparato e offerto a chi è passato. L'ora di adorazione del mattino e il rosario della sera in santuario, a cui hanno partecipato alcune persone delle nostre comunità. La presenza delle suore di settimana, di alcuni laici, di una famiglia in partenza per il Madagascar. Le tante persone e situazioni che ci sono state affidate nella preghiera. L'ascolto della storia del mondo e della Chiesa di questo tempo. Sempre presente Papa Francesco, con le sue parole profetiche. I nuovi santi, festa in cielo e sulla terra. La nostra famiglia, la difficile comprensione della volontà di Dio, i percorsi in atto, i sogni, le speranze, il cammino del cimo. Chi è andato in cielo e ci ha parlato di una vita donata, mamme, papà, fratelli, sorelle, Sor Giuliana, Padre Aldo. E dentro a tutto questo, tanta vita quotidiana. Ci hanno accompagnato gli Atti degli Apostoli, la Chiesa in cammino, perseguitata nella gioia, guidata dallo Spirito Santo, ad annunciare che Gesù è la nostra salvezza e la nostra pace. Ci ha guidato il Vangelo di Giovanni. Con lui che mangia me, vivrà per me. Rimanete nel mio amore. Vi ho chiamati amici. Io e il Padre siamo una cosa sola. Non sia turbato il vostro cuore. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. La mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. E oggi, festa della visitazione della Beata Vergine Maria, ci viene regalata una bellissima pagina di Vangelo. È l'incontro di due mamme che portano nel grembo un figlio, due donne mamme che amando hanno fatto spazio alla parola di Dio, una parola che guarisce, illumina, conforta, salva, crea. Due donne mamme che non hanno dato voce alle loro paure, che molto probabilmente erano presenti in loro, ma alla gioia attraverso il dono dello Spirito. My soul glorifies the Lord. My spirit rejoices in God my Savior. He looks on his servant in her lowliness. Henceforth all ages will call me blessed. The Almighty works marvels for me. Holy his name.
His mercy is from age to age on those who fear Him. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Ma la vita di Israele un grazie e un saluto a tutte e a tutti, e con la gioia del Magnificat rinnoviamo l'invito alla casa di preghiera della Madonna di Pietravolta per un tempo di silenzio e di ascolto del Dio dell'amore e della pace.